Luca, Pa, sei pronto? non sono pronto, lo sai. E poi il copione che hai scritto proprio non mi piace. Luca, abbiamo solo quel copione perché tu non hai scritto nulla. E Non ho scritto niente. tra 10 minuti questa sala sarà piena di imprenditori da tutta Italia. Esatto, Già, e dobbiamo fare le video interviste. e ci sarà anche il futurologo. Magnus, il futurologo! Meraviglioso, ho letto il suo libro. Anch'io. E a pagina 10 c'era scritto che tu oggi farai esattamente tutto quello che ho deciso io. Ah, allora se l'ho scritto il futurologo. Esatto, è ora di presentare Il nono forum interregionale centro dei giovani imprenditori di Confindustria. dai Guzzini Recanati. Andiamo? Sono qui in compagnia del presidente di Confindustria Giovani di Macerata, Alessandro Guzzini. Ad Alessandro vorrei chiedere di illustrarci bene il tema, lo spirito di questo forum che si intitola Future Lab. Future Lab è un forum un po' anomalo, se vogliamo, nel senso che nasce proprio non come un convegno tradizionale, ma come un modo per far incontrare giovani imprenditori tra loro e far confrontare questi giovani, far nascere nuove amicizie, nuove opportunità di business, nuove visioni del futuro. Presidente, ci regala un'impressione di questo convegno? Quando c'è la possibilità di mettersi a confronto e i giovani imprenditori si trovano, discutono, poi in un'azienda così, l'impressione è stiamo costruendo qualcosa di buono e lo stiamo facendo. Un aggettivo, un attributo per definire il futuro delle nostre imprese e della nostra economia. Io credo che gli aggettivi per il futuro saranno giovani e veloci. Basta. Velocissima anche Velocissimo. l'intervista, grazie. E adesso inizia invece la parte più tecnica. Siamo divisi in quattro workshop, ognuno con tematiche differenti, quindi building, quindi food, quindi nuove tecnologie e quindi fashion. Alle 5 ci ritroveremo in plenaria con tutta la sala piena perché abbiamo circa 300 accreditati, aspettando Magnus Lindqvist, noto trendspotter, che dalla Svezia ci proietterà appunto nel futuro. Quanto passato c'è nel futuro delle nostre imprese? Sicuramente tanto, fortunatamente l'Italia ha una storia imprenditoriale notevole. Oggi siamo qua alla Iguzzini, un'azienda storica, una famiglia storica del territorio marchigiano, ma dell'Italia direi. Oggi, come oggi, il mondo è diventato più piccolo, la comunicazione è diventata sempre più grande, quindi se si vuole pensare di sopravvivere bisogna affrontare i mercati stranieri e non rimanere nel domestico, e quando per domestico io intendo il mercato europeo. Un aggettivo per definire il futuro delle nostre imprese e della nostra economia. Avventuroso. Bellissimo. Giovane. Bello come Claudio Schiavoni. Difficile, ma possibile. Creativo. Sorprendente. Sempre più veloce. Blu dipinto di blu. Il futuro, ma non era cambiato. Rifacciamo. Sono impappinata. Rifallo un attimo. Prova, prova. Che parola. Facciamola così. Sì, aspetta, faccio
Ciao, posso farti una domanda? Sì. Dimmi in una parola, con un aggettivo, come immagini il futuro? Sincero. In una parola? Ma molto difficile in una parola, soprattutto in questi momenti. Come desideri il futuro? Con meno ostacoli nascosti. Come immagini il futuro? Come immagini il futuro? Roseo. Futuro che è? Ti leggiamo le mani. Perfetto il sorriso. E queste qui poi le mettiamo come immagini di copertura. Ma vedi che dovevi fare quello che dicevo io? No. Fantastico! Bravissimo! No, ma infatti... Oh, è simpaticissimo. Cioè, oh, ma questa storia dell'intervista, io pensavo che era soltanto una scusa per te per broccolare in giro, invece no, non ce la posso fare. Aspetta, voglio cambiare parola, dai, no, Serena è troppo, dico la Madonna, come fa? Grazie. Stop. Luca. Pamela. Sei pronto per la cena di gala? Sono prontissimo. Com'è andata? Beh, meglio di così direi che non si può. È andata benissimo. Pam, stavo pensando, ma tu come vedi il tuo futuro? Io non so come sarà il mio futuro, però vorrei che fosse così. Oh. E tu? Io il mio futuro... Il futuro non è più quello di una volta.